ragazzi, Gigione ci aveva azzeccato. Mamma mia, sì, quella parte. Vai, 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 vai. Tornato pure, vai, tornato pure. Vai così. Ehi là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale e siamo in compagnia di questi due pezzi di youtuber. Guardateli qui. Ciao, che belli. Ciao, oh, che ciao, personaggi. Guardate. È vero, i tre campioni. E ma infatti nel video che abbiamo fatto sul canale di Graxone, che dovrebbe essere già uscito, quindi insomma il primo video che abbiamo fatto tutti e tre insieme, io ho chiesto a un certo punto: ma Gigi, hai mica trovato il biondo come primo campione? Lui, figuratevi, non si ricordava. Gigione ha proprio aperto i rubinetti, non si ricordava più. Però io volevo dire, se tu mi dicevi di sì, che ognuno aveva trovato un campione diverso. Però Gigione ormai era già partito con l'acceleratore. Gigi ha scioppato tutto. Comunque, mi dispiace ragazzi. Gigione, lei è incontrollabile, si sa ormai. Ma guardi, proprio parlando di Gigione, oggi mi espongo e faccio una sciopatina. Attenzione. È perché oggi è Halloween, ovviamente. Come avete detto, oggi maxiamo la prima leggendaria al 14. E quindi faremo una sciopatina. Prima però, le premesse. Ragazzi, io per questi tre personaggi, ci sono anch'io, per questi due più questo sottoscritto qua, vi chiedo almeno, non lo so, cosa spariamo? Spariamo alto, spariamo 4500 mi piace, 1500 a cabeza, dai, ragazzi. Seconda, 5000, dai, facciamo 5000. Facciamo 5000, ragazzi. Facciamo 5000. Ragazzi, loro giustamente spingono. Vediamo cosa siete capaci di fare. Io vi sfido. 5000 mi piace. In descrizione il link del canale di entrambi. E in the shop, o meglio, in fondo allo shop, potete inserire ovviamente a rotazione tutti i nostri codici: GGYT, Grax, Ferri, soprattutto quello che va. Detto ciò, partiamo con l'offerta. Perché qua ci siamo fatti i calcoli, ragazzi. Sì. Io ho detto, raga, sapete mica quanto oro si fa da un baule del Jolly? Perché sapete com'è, no? Mi servono i 100k per maxare la prima leggendaria. Gigione come un computer, ormai le sa memoria. Quanto facciamo, ormai, Gigione? 9.500. Cioè, spaccato. Li conosce a memoria proprio. I settaggi dei bauli ormai per me li conosco proprio come le mie mani, non lo so. Ma tra l'altro Gigi ci ha detto anche un'altra cosa, che il baule del re leggendario dà una carta campione garantita. Se siete di livello 14, quindi sì, insomma, non solo nel baule del Jolly, eh. E beh, va bene. Allora, ragazzi, pigliamo l'offerta di Halloween, appunto, per che oggi diciamo perfettamente a tema. Vai. E uscirà anche un nuovo campione, così facendo. Attenzione. Ok, è vero. Quindi partiamo. Azione completata, ragazzi. Attenzione. Vediamola subito. Piccolo lagghino perché i server non stanno assolutamente laggando in questo momento. No, mamma mia, eccolo qui. Io arriviamo vorrei spoilerarmi, ma non riesco a aprirti il profilo per farti capire. Allora, io da una parte spero che mi esca di nuovo la regina, così me la livello subito. Ma sai che figata? No, mi farò sica tantissimo, lo dico, dico. Allora, facciamo una roba. Entrambi fate la vostra predict. Che carta esce? Secondo me la Queen. Guarda, voglio male. Ah, io invece ti dico un cavaliere d'oro. Ok, un cavaliere d'oro. Biondo come Gigi, ricordiamo. Esatto, 9.500, vale. 200 jolly comuni, che ci stanno perché adesso i comuni sono tutti da remaxare. 55 jolly rari, buoni. 15 jolly epici, ma perché mi dà solo jolly? È solo jolly, eh. Ah, solo jolly, ok. Benissimo, ero abituato a quelli dei livelli che li ho spaccati fino adesso. Ok. Ti dà pure un jolly eroe, te dà? Esistono i jolly eroe? No, il jolly eroe no. Quello leggendario ti dà come quello finale e poi ti dà l'eroe. Che non puoi scegliere, però te ne dà uno. Però Grax ha appena avuto l'idea per un prossimo aggiornamento qua. Jolly Eroe, Supercell, Taquino, mi raccomando, l'idea è partita da qui. Arriviamo a 20 jolly precisi, quindi perfetto, perché tra poco li andremo a spendere. Ragazzi, campione, attenzione, oh ragazzi, Gigione ci aveva azzeccato, il biondone. Ma li conosco troppo bene i miei bauli, ragazzi. Ma no, ragazzi, c'ha il radar, credo. Gigione, che è? Ne ha sbloccati due. Si vuole. Oltretutto vi faccio notare una cosa, che aveva detto anche lì, se non sbaglio, Graxone in un video. Adesso abbiamo registrato 1000 video, non so. Però nel video teaser, al quale abbiamo fatto tutti e tre la reaction, ci stanno diverse statue e vengono mostrate anche nello sfondo dello sblocco del campione. Nel video le statue erano più di tre, quindi probabilmente ci sia qualcosa che bolle in pentola, cioè. Ho pensato io, effettivamente. Direi grandissimo baule veramente incredibles. Arriva l'emoji del pipistrellino, che andiamo subito a selezionare. Giustamente la usiamo, se non la usiamo oggi, quando la usiamo, ragazzi, voglio dire, facciamo così. E ragazzi, adesso è arrivato il momento di andare su la leggendaria che maxiamo, quale potrà mai essere se non il loghino, cioè ragazzi, info, il re che ci prova a spiegare come si, re, per favore. Cioè, oh, sì. Stia calmo, signor re, andiamo qui, facciamo jolly, 5 jolly,
e il loghettino pronto per essere maxato. Pulito, pulito. Pulito, pulito. È buono. Se non erro, il loghetto al 14 dovrebbe one-shottare la pirotecnica al 13. Onesto. Sarebbe male. Sì, diciamo che noi dobbiamo immaginarci tutte le counterate come se praticamente fossero i nostri ex 12-13, ok? In teoria. Ok. Sì. Tecnicamente sì, se vogliono se vogliono continuare a bilanciarli in quel modo, sì, se no sconvolgerebbero completamente sì, tutto. Sarebbe follia, esatto. Gigione, ma lei ha già maxato qualche leggendario al 14, giusto per sapere? No, allora nel momento in cui stiamo registrando, no. Però probabilmente per quando uscirà il suo video, forse sì. Mi fa molto paura questa frase. 40.000 video. Questo per ora no. Per ora no. È stato fantastico, ragazzi. Dopo 5 minuti che c'è la pressione alla manutenzione, non si sa come ha fatto. Ho scritto e fa: raga, io ho già maxato tutto. Ma come ha fatto? Cioè, come ha fatto? È un professionista. Mamma mia, cioè, pazzo. Ormai. Allora, io qua vado con l'upgrade, ragazzi. Siete pronti? Vai. 3, 2, 1. Prima leggendaria al 14. Si vola. Vai. Eccola qui. Incredibile. Ragazzi, bella. Top. Bella. E l'andiamo a utilizzare subito, direi, in 2v2, certo, con prima uno e poi l'altro. Ragazzi, yes. Chi vuole partire? Ma io vi aspetto. Vi aspetto. Vai, ok. Se funziona, perché abbiamo grossi problemi questo game. Ok, sì, è vero, ci fa da drone il Graxone. Andiamo pure così, ok? Let's guarda go. Che carini con le stesse torri, ma come siete belli. È vero. Io metto la mammina praticamente. Faccio io, ok? La volevo pure la voi. Penso che pian piano, ragazzi. Vabbè, comunque il gioco è stato onesto. Ce le fa trovare abbastanza, insomma, in maniera fattibile, diciamo. Sì, alla fine sì. Abilitiamo tranquillamente. Sì. Tra l'altro, qua tutti invisibili a destra. No, non si capisce. Sono scambiati. Ok. Eccolo qua. Faccio io lo stregone. Vai. Ok. Pop Gigione. E qua mi è toccato usare il potere, sì. Attenzione, andiamo con la regina. E tra l'altro, tutto ciò, il log è ancora lì a prendere polvere un attimo. Allora, al momento loro sono senza eroi. Non hanno messo. Bisogna vedere se se hanno qualche carta. No! One shot, che botta. Gestisco io il barile. Vai. Cheat. Oh my god. Non ci credo. Tronco? Forti, no. Mamma mia, qua arrivano danni, Larry, quanti danni ha fatto? Bei danni sono arrivati. Ma raga, ma dovevamo saperlo che c'era la clonazione. C'è un giapponese di là, ragazzi. La clonazione c'era per forza. Cioè, siamo stati attenti a questo dettaglio. Cosa metto, un cannoncello? Sì, lo devo mettere. Sì, io metto il mega sferro a togliere quell'arciere magico, se no... Okay. Facciamo così, se riusciamo. Ok, io per... Sì. Tutto ciò non ho ancora calato un giant. Però lui c'ha il pecca, quindi non posso calare nessun giant per ora. Metto la reginella. Attenzione. Complicata. Bella la regina? No, però la veleno. Sì, la veleno, mamma mia, quanti danni. Okay, 36. Fare così. Io mi sono reso conto che con queste nuove abilità il gioco non è più schematico al 100%. C'è un minimo di abilità, diciamo, di modifica in partita. Perché la è vero. Quando vuoi. È vero, sì, è molto più... Esatto, meno algoritmiche, ecco, perfettamente. Provo così. Dai, bello. No, quegli scheletrini! Ma? No, Rip, purtroppo non c'abbiamo abbastanza tempo. Se non c'erano gli scheletrini, magari il pecca seguiva. Ma tanto non riuscivo mai ad andare a fare dei danni. Possibile. No, ma tanto loro adesso credo. Esatto, uno scarica o qualcosa. Peccato. Però, ragazzi, partita con doppio campione. Cioè, è vero. Praticamente. Mica male. Mamma mia, tanta roba. E mo niente, te la giochi con Jolly Grax. Sì, proviamo con Graxone. Che tra l'altro direi che qua a sto punto ci sfodera il suo scheletrone re. Proprio easy. Però c'è una cosetta. Dovrei cambiare le Giants. Secondo me. Dai, metti qualcosina di un po' più. Magari un gigante. Proviamo. Perché le Giant in duo. Sì, troppa roba in campo. Però cioè, è un segno importante che i server laggino così, È una roba dentro. Importante. Eccolo, vi posso vedere. Eccoci. Livelli 14 contro i livelli 14. È vero, livelli 14. Vai che faccio il tifo per voi. Ci mancava che facevi il tifo dall'altra parte, signor Gigione. Mi scusi, ma lei qua sta insinuando... Ok, aspetta che qua partono un po' cattivi. Ah, però quel mega sgherro al 12, Bene, mi piace. Io qua ho preso la mia strada, signor Graxone. Raga, essendo una duo, ci stanno più truppe e quindi lo scheletrone carica tanto di più. Ah, quello è vero.
vero. È vero anche quello, è vero. Sì, sì. Positivo. Sì, sì. No, ma sicuramente lo è. No, no, la regina. Diciamo che non ho messo una bella cosa, però vabbè. Farò così, faccio così, anche se si riesce. Ah, mamma mia. Zappettina. Bravissimo, bravissimo. Buona come il pane quella. Facciamo così. Oh my god. Puffete. Anche loro. È tosta perché quello carica. Ci oh mio dio. Oh mio dio. L'avevo utilizzata. Io non ho elisir. Zappa, zappa, aspetta. Zappa. Non è elisir, non è elisir. Provo così, provo così. Dai, sì. Sì, la attivate centrale. La centrale. Va attivate. Bene, ci va bene, grande, grande, grande. Allora, se arriva in per due posso fare le combo incredibili, però non arriva in per due. Dai, resistiamo. Certo, il moschettiere è una sfiga. Mamma mia. La carta più rottura per deck mio. Attenzione, questo me lo porto a fare un giro. Giocato. Hanno sì? Poco elisir loro, Ok, arriva il consiglio del gigione. Attenzione. Eh sì, perché... Cioè, hanno provato a pushare, ma bella non ce l'hanno tanto. Non ne hanno da vendere. Proviamo un pochettino così. Non c'ho lo scheletrino per la mosca. Va bene. Tanto, se ci fanno danni a sinistra non è un problema. No. Ok, sì. Io parto a sinistra. Ok, buono, 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 buono. Ok, ci ok, sta. Quello non... Oddio, con la furia? No, no, non arriva. 12, 12, ok. Due livelli sotto, adesso è 12, sì, ragazzi. E adesso due livelli si sotto va in per due. E mo ci divertiamo. Carica. Ok, io posso andare di fireball qui. Ce l'hai, è perfetto. Buona come il pane! Mamma mia, sì, quella fa. Vai, 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 sei caricato. Vai, vai, vai. Tornado pure, vai, tornado pure. Vai così. Caricali, caricali. Io riparto di là, così, giusto per dare un po' di fastidio. Maledette frecce, però abbiamo fatto una marea di danni e forse torre. E forse torre sì, anche perché sennò la facciamo di spell e via. Vai, vai, vai. Ok, vai, ok, vai. Ok, qua facciamo così. Allora, quello va giù e questo lo fermo col draghetto. Ok, frecce. Lo scheletrifero. Ok. L'ho tolto. Che spona. Vai così, veloce. Buono. Mamma mia, che sta tornando. Grande ferre. Ragazzi, attenzione. Stiamo gestendo. Fireballina tattica. Incredibile fireball se l'hai preso. Uff. Voilà. Ok, ci poteva stare. Ora, secondo me conviene difende. Speriamo. Nice. Così. Sì, 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 sì. Arriva lei, arriva lei, arriva lei. Arriva lei. Aspettate. Dove va, dove va? Dove va? Lei se n'è andata, dice tanto qua non servo. Cioè, lì avevo detto mi dissocio, sei proprio andata via così, ragazzi, boh. Cazzadoro, che spettacolo. Cioè, ragazzi, cazzadoro anche per me, onesto. Vedi che combo. Ragazzi, io direi che con tutti sti campioni la tronchino al 14 praticamente non si è notata. Ma fidatevi. È un upgrade importantissimo, ragazzi. Sì. Adesso le carte a 14 sono fondamentali. E questo lo mettiamo in coda. Io vi ricordo, in descrizione, il link dei signori qua. Cioè, sotto ci sono i signori, sotto ancora ci sono i link. Proprio non potete sbagliare. Ragazzi, mi raccomando, il pollice in su. Vediamo di raggiungere questo obiettivo 5K. E raga, io vi saluto. Al prossimo video. Ciao belli! Ciao!